togliendo lo scempio delle tantissime testate che prendono soldi pubblici semplicemente per finanziare se stesse e non hanno lettori. Siamo anche per rivedere quello che voi state facendo all'interno delle stanze del Ministero dell'Economia, in che invece noi vorremmo che venisse discusso qua in aria, in aula, ovvero la revisione completa del finanziamento pubblico alla RAI, Radio Televisione Italiana, e del tanto odiato canone RAI, che è parte fondamentale della discussione di oggi. È il convitato di pietra che però purtroppo ancora una volta riesce a sfuggire al dibattito parlamentare, ma è presente a ogni fine anno quando si tratta di pagare il fatidico bollettino postale per il canone RAI. La ringrazio, onorevole Caparini. Onorevole Adornato. Solo un'osservazione brevissima. Ho sentito dire dall'onorevole Brescia che Giuliano Ferrara ha mangiato e si è intascato, credo testualmente. Ora io credo che l'onorevole Brescia può avere tutte le sue ragioni e probabilmente le avrà anche, senza insultare e senza dire palesemente cose false. Toccherà a Giuliano Ferrara, se vuole lui, difendersi da queste accuse, ma io voglio solo sottolineare che il caso del Foglio è proprio un caso contraddittorio rispetto a tante tesi sostenute, perché il Foglio è una delle più intelligenti operazioni imprese editoriali degli ultimi anni e forse corrisponde proprio a quello spirito della legge che lo stesso onorevole Brescia ho sentito ricordava, cioè di quando all'inizio, che era una legge che doveva tutelare la pluralità. Il caso del Foglio, ci sono tanti altri casi evidentemente opposti, ma il caso del Foglio, visto che è stato citato, è un caso in cui proprio un'operazione di intelligenza sofisticata, che probabilmente nel mercato non potrebbe trovare spazio, meriterebbe e merita, secondo me, ancora attualmente di essere tutelata nella sua possibilità di espressione. Dopodiché è vero che la legge è di altri tempi e va mutata. Mi sembra però che possiamo farlo insieme, va mutata anche per le cose dette dall'onorevole Corsaro, dall'onorevole Caperini. Mi sembra però che l'onorevole Coscia abbia ragione sul metodo, cioè possiamo farlo insieme senza trasformare questa discussione in un'ennesima discussione in cui si insulta, ci si attacca e prevale la demagogia piuttosto che lo spirito di verità. Sul Foglio in questo caso è stato tradito lo spirito di verità. Credo che questa discussione possiamo farla senza ricorrere a cose palesemente false e consiglierei all'onorevole Brescia, proprio se vuole togliere i finanziamenti pubblici, di abbonarsi al Foglio, di comprarlo e quindi di permettere che il pluralismo e la libertà possano andare avanti in Italia. La ringrazio, onorevole Adornato. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Prego. Sì, i pareri sono favorevoli. A tutti gli emendamenti? Al primo, forse? No, a tutti gli emendamenti. A tutti gli emendamenti. Va bene. Governo? Conforme. Conforme. A questo punto l'emendamento è l'1.1 Giancarlo Giordano. C'è il parere favorevole di Commissione e Governo. Onorevole Brescia, prego. Grazie Presidente. Ovviamente siamo ancora qui a chiedere al partito Sinistra Ecologia e Libertà di ritirare questo emendamento.